Ragazzi e ragazzi, benvenuti. Ci troviamo qui in un altro vlog. Questa è una cosa che vorrei fare una volta al mese per dare anche un riscontro a me stesso di quello che sta succedendo sul canale YouTube. Intanto grazie perché siamo arrivati a oltre 600, ma siamo già 611 iscritti. Stiamo spingendo piano piano ad arrivare ai 1000 iscritti, sì, esatto, che per me sarebbe un bel traguardo. È chiaro ed evidente che tutto ciò lo sto facendo mettendoci la passione senza prendere un becco di un quattrino da nessuna parte, quindi fin tanto che ci sarà la voglia di portare contenuti e di divertirmi facendolo, perché deve essere fondamentale, allora tanta roba e continuerò a farlo, e il vostro supporto è ovviamente sempre una bella cosa. Le serie attive sul canale quali sono? In questo momento ci sono 4 serie attive sul canale, ve lo sto dicendo con questa faccia un po' disturbata, ovvero Pro Secret Manager 2021, che è la serie attualmente, perché state veramente dando talmente tanto amore a questa serie che siamo arrivati a questo episodio, che potete vedere anche quando sto registrando questo video, veramente 37esimo episodio, l'episodio precedente altre 127 visualizzazioni, che era 36esimo, 35esimo 170, quasi 150 quello prima, 169, 153, 156. Scusatemi, è un costante volerle guardare. E questa cosa qui sta spingendo il canale, soprattutto per quanto riguarda le ore visualizzate, che è uno dei parametri che YouTube va a controllare per attivare il guadagno, le monete, i soldini, che non, ripeto, non è un mio obiettivo nel breve periodo, ma perché non guadagnare anche soltanto qualche euro al mese? È una cazzata, parliamoci chiaramente, però è un obiettivo buttato lì, lo perseguiamo. Però tanta roba, perché mi state veramente spingendo a fare tanti episodi di Pro Secret Manager 2021, quindi molto bene, sono molto contento. L'altra serie attiva è Motorsport Manager. Motorsport Manager che ha un seguito leggermente inferiore, ma non di tanto. Stiamo parlando di 77, 71, 78, 86. Quindi si aggirano vicino alle centinaia di visualizzazioni. Anche qua siamo arrivati all'episodio 11 o 12. È un po' più lenta, è partita chiaramente dopo, e è un po' più lunga da registrare, diciamola così. Sicuramente questa serie credo che avrà altri 3 o 4 episodi e poi si chiuderà, perché stiamo andando bene. Se non avete visto l'ultimo video, è importante da vedere, e se tutto va secondo i piani, dato che l'obiettivo è vincere il mondiale piloti e il mondiale costruttori con la Ferrari, se riusciamo già nel secondo anno, io mi riterrò soddisfatto e chiuderò la serie molto semplicemente proseguendo con altre. Tennis Manager 2021 è l'altra serie attualmente in corso. Anch'essa ha un buon seguito. I primi due episodi sono andati bene, 114 visualizzazioni entrambi. Lo scorso episodio 76. È un po' più complessa perché è un po' più difficile come gioco, come serie. Ci ho tenuto a portarla perché gli sviluppatori mi hanno dato la chiave di gioco, ma hanno dato la chiave di gioco del giveaway, che è stato appunto il giveaway del canale, è stato quello il premio del giveaway. Sto facendo un po' fatica a parlare, non so per quale motivo. Allora, se Motorsport Manager si farà di lato e finirà Motorsport Manager, sicuramente riusciremo a fare qualcosa di più di Tennis Manager. Quello sicuro, ragazzi, perché voglio vederlo un po' di più e capire un attimo come muovermi. Attualmente le serie attive che hanno un seguito, che hanno sì e no una numerazione, Pro Secret Manager non l'ha mai avuta e non l'avrà mai, vi dirò sempre io, siamo arrivati all'episodio 38, 39, 35, ve lo dirò sempre io. Le altre hanno una serie numerata. Per adesso si fermano qui. L'altra serie numerata, che è da un po' che non esce, un mese ormai, mea culpa, è The Fermi Paradox. The Fermi Paradox, che ha un seguito decisamente più basso, ma non proprio a zero, diciamo.
Il primo video era andato abbastanza male all'inizio, ma ho visto che ha caricato un po' di visualizzazioni come il secondo, idem il terzo, il quarto, così così, il quinto e il sesto stava già andando un po' meglio. Qua è colpa mia, non ho più registrato, non ho più acceso The Fermi Paradox e sono un pirlone io. Riprenderà, The Fermi Paradox era la serie nel weekend che pubblicavo sabato e la domenica, una volta a settimana, non di più. 100 Days l'abbiamo un po' bloccato perché ha fatto i primi, era non proviamolo, ho voluto fare i primi due episodi, volevo terminare il ciclo della vendemmia, però potremmo anche ritenerci soddisfatte così. Idem Potion Craft, che non è stato, diciamo, non ha avuto un seguito così potente. Non la stessa cosa però per Arcade Tycoon, e qui la prima info, la prima news: Arcade Tycoon avrà almeno altri due episodi, due o tre. Vorrei terminare il livello successivo, quindi cicciamo fuori il livello successivo e ci fermiamo. Chiaro che se dovesse avere un seguito al pari di Tennis Manager o Motorsport Manager, continuerà anche questa come serie, ovviamente. Un po' di tosse questi giorni, caldo, freddo, vabbè. Fine. In realtà le serie attive sono queste. Chiaramente però nella mia mente si affollano un paio di nomi. Uno ve lo potrei anche spoilerare subito, l'altro è una sorpresa che vedrete a breve, quindi non dovrete attendere molto, ma è una sorpresa che nelle mie previsioni avrà un seguito di 10 visualizzazioni a video, non di più. Quello che vi posso dire è che sarà un long play. Quindi i long play sono tutti quei video in teoria che vanno dai 20 minuti in su. Io long play intendo, inizio a intenderlo quando superiamo la mezz'ora. Pro Cycling Manager ha avuto un video che è durato mezz'ora a 40 minuti, il mega episodio finale del Tour de France e quello prima, gli ultimi due campionati italiani all'inizio. Il Tour de France, diciamo, è stato coronato bene, il Giro d'Italia idem, ovviamente. Quindi vabbè, quelli va da sé che vanno un po' di long play, perché voglio farvi vedere le tappe che sono importanti e che durano un po' di più proprio nel gameplay del gioco stesso. Quello che vi voglio portare è veramente lunga come cosa e non lo so, non credo vi piacerà, ma è un esperimento, una cosa che voglio fare per me e che proveremo insieme. L'altro potrei spoilerarvelo perché è un titolo che ho portato in passato, recente passato del canale, prima della terza sospensione delle pubblicazioni. Diciamo che c'era di mezzo una challenge, non vi dico altro. Chi mi segue su Twitch lo sa già, perché lì l'ho già detto. Twitch, canale Il Terry 89, stesso logo, stesso nome, mi trovate lì subito quando volete. Questa serie qui, per quanto mi riguarda, potrebbe diventare, non dico una serie principale, ma una serie insomma importante. È per questo che Motorsport Manager magari scemerà un po' di pubblicazioni, nonostante nell'ultima settimana è stato visto pubblicato tre volte, a differenza di invece Pro Cycling Manager. Dovremmo switchare la cosa e far finire praticamente Motorsport Manager anch'esso a una volta a settimana. Ora, il tempo per la registrazione dei video c'è ancora, quindi non temete. Se mi so organizzare bene, potremmo tornare a quasi un video al giorno, ma non voglio ingolfarvi di video. Al tempo stesso non voglio io ingolfarmi di video che tengo fermi perché non riesco a farli uscire. E quindi serie che si prolungano oltre nel tempo e cose che si accavallano. Io che vorrei portare Elden Ring... No, scusa, ho detto qualcosa. Ho sentito Elden Ring, ma l'ho detto io. Vabbè. però questo arriverà. ho fatto, vedete qua, una live di Dark Souls. Volevo vedere come streamava da PlayStation 5 in Wi-Fi. Ho streamato decentemente, molto bene. Quindi si va avanti con Pro Cycling Manager. Alcuni di voi, e io stesso avevo detto che avrei fatto una serie con la gestione della squadra, proprio da team manager. Finiamo prima quella con Pipigno.
finiamo prima questa che mi sa, credo che sia più importante. Sto tenendo sulle cuffie, ma di audio non ce ne ho in cuffia, quindi cosa le sto tenendo a fare le cuffie? Bella domanda, e me le teniamo subito, vabbè. Quindi vorrei terminare prima quello che sto portando avanti con Pipigno e dire ok, abbiamo finito, forse lo togliamo, poi ci ragioniamo. Finiamo Motorsport Manager, portiamo avanti ancora un po' Tennis Manager 2021. Non dobbiamo arrivare a fare chissà che cosa in Tennis Manager, però perché no? E magari tenerlo lì fermo per un po', riprenderlo più avanti, vedere magari con qualche aggiornamento se il gioco ha preso una piega diversa o cosa. Questo è quanto, quindi arriverà quella serie long play che non vi voglio spoilerare, arriverà più avanti però questo, si sta parlando di più avanti, forse un paio di settimane, non di più. Di certo al prossimo vlog, che sarà quello che sarà pubblicato a novembre, nei primi 10-12, nei primi 15 giorni di novembre, sicuramente ci sarà già stato entrambe le sorprese, diciamo, e sono curioso di vedere come, soprattutto non tanto la seconda, quella che uscirà tra un paio di settimane, ma quella che uscirà tra poco, diciamo, l'episodio 0, un po' come se fosse una serie televisiva, l'episodio 0 è già pronto, è già editato, è già renderizzato, è lì fermo, in attesa di essere caricato e pubblicato. Devo decidere tra me e me se c'è un giorno particolarmente proficuo o se semplicemente lo butto fuori e tanti saluti. O magari voglio crearmi un po' di backlog e quindi avere un po' di video pronti e dire ok, ho 4-5 video, voglio pubblicarne una settimana, per questo mese sono a posto. Capisci? Voglio fare una cosa del genere. Non è lunghissimo in teoria, se non faccio cagate io non è lunghissimo, quindi vabbè. E vediamo, Arcade Tycoon altri 2 video, non credo di più. Beh, chiaro che se lo spaccate di visualizzazione, commenti e like, andremo avanti. E questo è quanto. Arrivare a fine anno, e lo sto dicendo a ottobre, voglio vedere magari a dicembre come va a finire la cosa. Arrivato a fine anno vorrei aver finito la serie composta di manager di Pipigno, finita, quindi con l'obiettivo Giro Tour, vincere di entrambi, se si può, lo stesso anno. Abbiamo vinto la Vuelta, siamo campioni del mondo, le ultime due, magari portarci a casa anche in Lombardia, se capita dentro, così. A livello di calendario ci viene anche di buono, perché noi la Vuelta l'abbiamo già vinta, quindi molto bene. Finire Motorsport Manager, campionato pilota e costruttore portato a casa con la Ferrari. Finire Tennis Manager 2021, eventualmente fare un anno e mezzo. Quindi terminare una stagione e vedere come va avanti e andare avanti ancora un pochetto. Avere quindi poi attiva in pieno svolgimento la serie che partirà, penso, tra un paio di settimane, 2 o 3, adesso devo vedere quando. E avere tanto tempo libero. Cosa significa? Non voglio focalizzarmi unicamente su Pro Cycling Manager e quindi una volta finita la carriera con Pipigno magari fare un altro tipo di carriera che ho in mente, sempre Pro Cyclist, magari con un corridore completamente diverso, con un velocista, no? Un qualcuno che è un velocista da classiche, no? Una cosa un po' diversa. Ci starebbe bene e potremmo anche vedere di farla, però non vorrei focalizzarmi troppo, so che adesso è quello che tira nel mio canale, quello, e non lo vorrei perdere. Ma col tempo non voglio esacerbarmi e arrivare a dire che palle, devo fare un altro video di Pro Cycling Manager, quello non lo voglio arrivare, non lo sono ancora, sono quasi 100 ore di gioco, quindi ok, i soldi ben spesi. Tanto tempo a disposizione lo vorrei avere per A, continuare ogni tanto a buttarvi fuori i video proviamolo e buttarli qua e là, e soprattutto poter iniziare a fare una cosa che so che è totalmente controproducente, cioè al 100% lo so, ma portarvi
un walkthrough appunto di Elden Ring. Non sono un Souls player, lì sotto potete andare a vedere 2 ore e 49 di veramente pessimo gameplay su Dark Souls 3, però conosco bene la lore dell'1, conosco più o meno quella del 2, conosco bene quella del 3. Ho giocato all'1, ho giocato al 3, ho giocato a Bloodborne, mai finiti nessuno di questi, mai. So come finiscono perché ho visto video e serie di altri. Elden Ring vorrei che fosse il... Ho giocato a Demon's Souls la Remastered su PlayStation 5, ma non ho finito manco quello. Ripeto, vorrei provare a fare un walkthrough. Lo so. Ed eventualmente riportare un pipigno con un'altra carriera, sempre sportiva. Uno sport che ho già portato su questo canale, potrebbe essere ancora FIFA, ma sto aspettando che eFootball diventi un gioco. Tuttora purtroppo non lo è, con magari la possibilità di fare la modalità diventa un mito. Oppure portare uno sport nuovo, mai portato prima sul mio canale. E abbiamo portato calcio, abbiamo portato tennis, abbiamo portato ciclismo, abbiamo portato hockey. Anche se per poco l'abbiamo portato. Quindi abbiamo ampi margini di scelta di dove andare a parare. Tornare magari, io avevo promesso che dovevo fare Humankind, lo sto rimandando da tanto purtroppo, perché sono giochi che mi richiedono tante ore prima per capirle e comprenderle. Non voglio fare una serie troppo da super nabbo, non mi va. Vorrei essere un pochino più bravo prima di giocarci. E qua, appunto, quindi qualcosa di strategico. Comunque, vi ho portato via un casino di tempo, grazie per avermi ascoltato in questa schermata statica con solo il mio faccione che si muoveva qua in basso a destra. Niente, la road è la road to 1000. Sia che la raggiungiamo, sia che non la raggiungiamo. Intanto vedo che YouTube si è un po' incastrato, ok, perfetto. Mi fa piacere vedere video come questo di FIFA raggiungere quasi le 7000 visualizzazioni di solo un anno fa. Questo classico storia della Serbia, grande video che avevo fatto. Questa è una chiave di gioco che mi aveva dato Ale Miracle, se non lo conoscete andate a vederlo subito. È sotto qua nei canali consigliati, lo trovate. La serie su Tennis 2 di Pipigno è andata molto bene nel tempo, però. Nel tempo, all'inizio non andava così bene. E qua tutte le varie serie sul canale, quello qua, Ale Miracle, grande. Lui, io faccio per i 1000, lui per i 100.000. Andate a dargli un saluto da parte mia. E nulla, ragazzi. Io non so cos'altro dirvi se non ci vediamo nei prossimi episodi. Per ora mi sto divertendo a fare quello che sto facendo. Quindi, fin tanto che rimarrà così, questo canale resterà vivo. Se cambierà la solfa, vi avviserò. Ci rivediamo nel prossimo vlog tra un mese, ragazzi. Ciao e mi raccomando, like e commento, iscrizione e fate i bravi. Fate i bravi e non commentate la webcam che continua ad andare fuori fuoco. Non posso rimetterci un rimedio, non me lo ricordo tutte le volte, quindi ciao ragazzi.